Brava, esatto. Allora, finita, finita partita, niente pallone. Vai. Un punto guadagnato o due punti persi? Allora, sicuramente la partita l'avevamo orientata in un certo modo, no? Sarà stati magari, non saremmo stati tambureggianti o comunque sia sempre nell'area del Siena, però avevamo capito magari come mettere un po' di difficoltà. Vedendo poi come è andato il secondo tempo, sicuramente è un risultato un po' più giusto, nel punto, diventa un punto guadagnato. Quando prendi gol al 91esimo, gira le scatole, per me rimane comunque il pensiero che con un po' di scaltrezza in più forse la potevamo portare a casa completa. Però tirando le somme alla fine, senza guardare uno quando ha preso gol, è comunque un punto buono, questo sicuramente. Io non giro le scatole, perché comunque anche nel secondo tempo non siamo stati magari bravi come il primo a impensierirli un po', a cercare di pressarli dietro, siamo arrivati poche volte in zona gol e questo poi alla fine ha favorito il loro modo di venire avanti e di alzare il baricentro. Senti, hai detto nel primo tempo avevamo capito come mettere in difficoltà, ce lo dici anche nel momento del menù? No, non ve lo dico, nel senso che sapevamo, no, che magari cercando un pochino di oscurare Gerli, che comunque è un giocatore che conosco, che la categoria ormai la conosce bene, molto passa da lui, e quindi preferivamo magari concedere qualcosa in più in altre zone del campo piuttosto che lui, no? Cercavamo di orientarci un po', sapevamo che Baroni è bravo a giocare coi piedi, quindi cercavamo di mandarli insomma dall'altra parte, questo era un po' il principio. Poi il secondo tempo ci è venuto un po' peggio, che comunque se ne ha cambiato, non ha giocato più col vertice con Gerli e basta, ma con due giocatori simili vicini, e quindi questo sicuramente ci ha messo un po' di difficoltà. Senti, questo Siena come l'hai visto? Cioè, te l'aspettavi? È un Siena che mi è piaciuto, è un Siena che non ha, diciamo, come ti posso dire, non mi fa, io non mi preoccuperei, ecco, così un giocatore o un tifoso del Siena, non mi preoccuperei, perché questo fatto comunque di avere avuto questo handicap in casa, di aver fatto 4 sconfitte, invece fuori un rendimento del genere, ti fa capire che squadra sia, ma basta insomma anche leggere l'organico, vedere un giocatore che ho visto stasera in campo, per capire che il Siena è una squadra che sicuramente bazzicherà zone importanti, poi insomma toccate ferro dove volete, ma insomma secondo me è così. Invece è stato visto ieri tutti questi ragazzi giovani, poi appunto invece gente molto esperta come te, che campionato vedi in prospettiva? Guarda, ti dico la verità, siamo un po' arrabbiati, perché comunque anche le ultime due in casa volevamo perlomeno cercare di fare una vittoria, poi anche noi abbiamo un po' il discorso che in casa facciamo fatica a vincere, una roba che si porta un po' dietro, dai, non deve diventare un assillo, sappiamo che ogni partita deve essere quella buona per vincerla, però io la vedo bene, la Pistoiese penso che siamo mixati nel modo giusto, mi rendo conto chiaramente che non abbiamo le batterie di giocatori, per dire siamo stati a Carrara e al secondo tempo sono usciti, come si chiama, aspetta, il centravanti, comunque insomma i tre cambi sono stati Caccavallo, certo, Maccarone, Cavano, cioè nel senso ci rendiamo conto che non abbiamo queste batterie di, però sappiamo che abbiamo fiducia l'uno nell'altro e questo è importante, e poi soprattutto non avremo grossissimi nomi anche tra i ragazzi, ma ce ne sono diversi che hanno qualità indiscusse, hanno solo bisogno di fare stagioni per dimostrarle. E te dove vuoi arrivare? Sei sempre un ragazzino. Io dove voglio arrivare? Mi piacerebbe tantissimo che si potesse anche noi navigare in zone di classifica diverse. Non ti nascondo, dentro di me la voglia sarebbe di vedere la Pistoiese molto più in alto, però il lavoro che stiamo facendo secondo me ci porterà comunque sia a raggiungere un obiettivo che per noi potrebbe essere importante, cioè fare un campionato non solo migliore dell'anno scorso, ma insomma far vedere che veramente la Pistoiese è una squadra, come posso dirti, come è stata negli ultimi anni nel Pontedera, che ha sempre messo in difficoltà le squadre, una squadra scorbutica, rompiscatole che cerca di fare qualcosa di buono, no? Alla fine non lo diciamo, però la cosa bella sarebbe infilarsi nei playoff, visto che sono così lunghi numericamente, la cosa bella sarebbe quella, però c'è comunque da badare bene alle spalle, da badarsi bene, da strutturare un campionato che ci possa portare a ambire a quello. Quali sono le squadre secondo te più forti di questo? Beh, una è inutile dirlo, sì, anche se l'avete
parlato con Nicola Belmonte, mi ha detto abbiamo vinto, ma insomma mi ha detto penso che possa fare il record di punti e la squadra lì avendo la vista. E poi insomma ce ne sono altre, secondo me ci può essere il Siena sicuramente, ci può essere la Provercelli se in grana, il stesso Novara, Renato è partito bene ma non mi ha così impressionato, per dire gli ultimi due abbiamo giocato un Como e Renate, ma impressionato molto di più il Como. E quindi poi ti ripeto, vedrò un po' anche incontrandole, ci faremo un'idea, la Caranese è una squadra pastosa, come dico io. Senti, il Valiani calciatore stasera è stato perfetto, il Valiani allenatore come l'hai visto? No, l'allenatore non aveva potere decisionale, chiaramente, era soltanto un discorso di figure che ci voleva responsabile della panchina, e poi soprattutto perché ho seguito comunque le indicazioni che mi venivano date. Insomma, ti ci trovavi bene? Sì, insomma, dai, mi piace giocare a me. Ho sempre pensato a quello che sto facendo, al dopo, cioè, non mi sono mai lanciato. Pensiamo a quello che si fa, che bisogna fare bene quello, poi dopo vedremo. Senti, dicevo, Pistoia comunque poi alla fine era la squadra a cui volevi finire. Poi esatto. Avevi già in mente? Insomma. Sì, era la mia chiusura del cerchio. La cosa bella è che sono tornato, comunque sia, quando ho parlato col presidente, negli ultimi anni c'erano state anche qualche non frizione, però qualche malinteso, perché magari speravano di tornarsi prima, però sa, la voglia anche di rimanere, di vincere un altro campionato come ho fatto a Livorno, di rimanere un altro anno in B, questo mi ha portato, insomma, vuole sempre stare un pochino più in alto, dai, tanto si vive per questo quando si va in campo, però era dove volevo venire, e soprattutto la cosa ho detto presidente che non ho intenzione di dire la faccio un anno, vediamo, io voglio giocare e poi vediamo, insomma questo è il mio obiettivo, voglio giocare, voglio essere come posso dire un valore aggiunto ma non con presunzione, cioè voglio portare il mio mattoncino sperando che sia un bel mattone grosso alla Pistoiese, perché siccome gli ultimi anni che ho giocato nella Pistoiese prima di andare via si facevano 5-6 mila spettatori, Era un altro viaggiare, mi piacerebbe tantissimo che si riuscisse a ricreare un qualcosa di importante a Pistoia. Poi noi col campo possiamo fare tanto, e poi insomma bisogna essere bravi a far sì che la gente ci segua, dimostrando di aver voglia di stare in certe zone della classifica. Ora mi ha fatto venire in mente una domanda, effetto ti fa vedere il Franchi ora come oggi? Chiaramente fa un po' l'effetto che mi fa Pistoia rispetto a quando c'ero da ragazzo, no? Perché abbiamo fatto, insomma, perché la Serie A, ma anche l'anno dopo in Serie B, no? Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, l'anno del fallimento, sono quegli anni che poi ti porti dentro. Mi ricordo che eravamo riusciti anche in B a fare numeri importanti allo stadio, di creare proprio un nucleo di lavoro che si allargava anche alla gente, no? E che si isolava un po' dalla proprietà. E questo era quello che speravamo di fare, purtroppo sul campo non siamo riusciti a arrivare dove volevamo, insomma piovevano punti tutti i mesi, quindi era anche difficile. È difficile insomma dire che sia stata colpa del rigore di Varese, non credo. Mm. Era stato un po' tutto, ogni tanto arrivava un punto, ci dicevano arrivava uno, arrivava tre. È successa una stagione straordinaria, no? Sì, si fece una bella stagione, sì, assolutamente. Poi sai, gennaio, se ti ricordi bene, per prendere almeno qualche stipendio fu venduto Giannetti. Quindi questo è magari con Giannetti e Paolucci fino alla fine sarebbe stata una cosa un po' diversa. Non giocata senza punte alla fine. Anche perché arrivò plasmati fece un minuto. Si incrociava, però si chiama male giù. Un po' finisce anche male.